Amici sportivi, buonasera dal bar Romagnoli di Pieve di Cagna. Siamo qui con il man of the match, cioè l'uomo della serata, che ha risolto l'incontro tirando l'ultimo rigore, segnando e facendo vincere la propria squadra, cioè bar Romagnoli. Allora, caro Silvio, come hai visto questa serata e tu come ti senti dopo aver realizzato il gol decisivo? Questa serata è stata molto bella per me. Il gol decisivo è stato molto importante. Dopo ho avuto la selezione alla Coppa, succederà a Coppa. Bravissimo, e i tuoi compagni di squadra come l'hanno presa? Molto bene. Ti hanno sollevato, ti hanno cartacciato, ti hanno spaccato, oppure ancora aspettano di alzare la Coppa e vederla in alto? Guarda, vedere la Coppa in alto, non è anche alzato. Importante, importante. Benissimo, cosa prevedi per il futuro, la prossima squadra? Rivincerete il campionato, il torneo del Borgo Biancorosso allo stadio paternale Famelli Evi, oppure è stata solo una vittoria sporadica? Dovreste rivincere ancora il torneo, bravo, questo mi sembra. Ecco, adesso c'è anche Remo, direi di capitare. Remo si punta, intervistiamo un altro giocatore della serata. Si tratta di Agnellino, l'uomo della squadra sconfitta, però tanto di cappello, perché comunque sono arrivati in finale, se la sono giocata ai calci di rigore. Cosa ne pensi di questa vittoria del Bar Romagnoli, di questa sconfitta degli arredamenti romani? Ma sono scarsi quegli altri. Ho capito, quindi merito... Del merito. Presidente, no, esatto. Una brava squadra, una buona squadra. Ecco, molto bene, si è cambiato subito il registro della risposta. Intervistiamo il presidente Romagnoli Arredi, Romagnoli Remo, che ci dirà cosa ne pensa di questa partita appena giocata. L'importante è vincere, anche se è stato sconfitto, però l'importante è la vittoria di squadra. Vedete la stretta di mano, il fair play che c'è tra il derby arredamento Romagnoli e bar Romagnoli. Dal bar di Pieve di Cagna è tutto, linea al prossimo torneo. Giusto, ha detto bene.